Oggi è 1º ottobre 2016. Nei 2 giorni precedenti ho fatto visita a Romix, alla Fiera di Roma. 29 e 30 settembre, giovedì e venerdì. È stata una soddisfazione. Tra l'altro, ho comprato il terzo numero di quando c'era lui. Grande soddisfazione. Ho comprato anche il primo numero, cioè già avevo il primo numero, però ho comprato un'altra copia del primo numero perché la copia che avevo qui a casa si è rovinata. Insomma, per quando c'era lui questo e altro. Cioè, con molto piacere compro una copia in più. Soprattutto dopo quello che è successo l'altra volta. Sì, devo dire che Davide Di Stefano ha fatto un'ottima pubblicità a quel fumetto. Il prossimo numero sarà l'ultimo. Dovrebbe uscire fra 3 mesi. Probabilmente lo comprerò in edicola. O se no lo comprerò alla prossima edizione di Romix, non lo so. Tra l'altro, ecco, l'ultimo giovedì ho parlato con alcuni volontari di Romix, che indossano una divisa con su scritto volontariitalia.it, mi sembra. Io ho chiesto un po' di informazioni. Tra le varie cose ho chiesto cosa devo fare se voglio lavorare a mia volta come volontario. Vabbè, ma non c'è tutto, poi deciderò se presentarmi come volontario. Ho visto una bancarella che vendeva libri. Tra l'altro ho preso tanti volantini. Ah già, ecco, io ho preso questo volantino, ma poi non ho... sì, insomma non ho ritirato il buono per partecipare all'estrazione del buono acquisto. Vabbè, pazienza. So che bene, poi devo tornare domenica, che sarebbe domani. Però so per esperienza che sabato e domenica Romix è pieno di gente. Ho preferito andare là nei 2 giorni con meno gente. Ecco, quando c'era lui mi hanno dato questa busta. Shock Dom è a casa che produce quando c'era lui. C'è anche il sito internet. Parlando di fumetti, ieri ho comprato La profezia dell'armadillo di Zero Calcare. Ho letto alcuni fumetti di Zero Calcare in internet. Erano in bianco e nero, mentre questo a colori. Ottimo. Per i miei gusti. Ieri ho giocato ad alcuni giochi.
Ecco, per esempio, c'è un gioco di ruolo che so capito bene, si chiama Ultima Forsan. Ogni giocatore controlla un personaggio. Ecco, forse prima dovrei spiegare l'ambientazione. Ecco, questo gioco è ambientato a Cimaguzza, una città che non esiste nella realtà, mentre nel gioco si trova vicino Lucca. Cos'altro posso dire? Alla fiera c'era Riccardo, un mio conoscente, che faceva da narratore o coordinatore, non so come dirlo. Comunque era responsabile della partita, cioè portava avanti il gioco, insomma, tra le varie cose ci spiegava le insomma, noi facevamo i vari personaggi e io facevo Zera o Zira, non so come si pronuncia. Qua leggo la descrizione. Spedita in Italia dalla sultana Soraya per partecipare al concilio di Lucca, trova sosta presso Cimaguzza. Qua ci sono le abilità. Ecco, queste figure indicano i dadi che possono essere tirati. Ecco, per esempio, il triangolo indica il dado tetraedrico, il quadrato indica il dado cubico, questo non lo so. Tra l'altro, ricordo che c'era anche un dado icosaedrico, cioè un dado a 20 facce triangolari. A ogni giocatore veniva data una scheda e alla fine della partita ogni giocatore poteva portare via la scheda perché tanto ce n'erano altre. Sì, questa scheda è un ottimo ricordo dell'evento. Infatti mi piace molto. Mi piace molto anche il personaggio che mi è capitato. Altri giocatori sono scambiati le schede perché volevano personaggi diversi, mentre io ho tenuto il mio personaggio. Non ho usato tutte le abilità, probabilmente quella storia in particolare non prevedeva l'uso di tutte le abilità. Se ho capito bene, il narratore sceglie la storia e poi a seconda della storia vengono usate alcune abilità o altre. Ecco, Riccardo ha fatto vedere un libro abbastanza grande, probabilmente là c'è scritto tutto. Probabilmente ha scelto una partita che durava poco, o almeno relativamente poco, per quello che ricordo è durata 2 ore più o meno. E va bene, dopo questa partita ho fatto un giro per le bancarelle, mentre prima di quella partita ho giocato ad altri giochi. Ecco, per esempio un gioco di carte che si chiama Pizza, Spaghetti e Mandolino. In quel gioco ogni giocatore comanda una famiglia mafiosa.
insomma, si fa la guerra. Insomma, ci sono il Batocchio, i De Profundis, i La Rucola e i Mazzafava, mi sembra. Che altro? Sì, questo è successo ieri, mentre 2 giorni fa ho giocato ad altri giochi, per esempio un gioco di carte che si chiama Utopia, che però mi è piaciuto poco. Poi un altro gioco di carte. Ah sì, Hall of Fame sembra. So che va bene, con lo stesso mazzo si possono fare 3 giochi diversi. Che altro? No, non ho giocato a Go come invece ho fatto in altre edizioni di Romix. Go non è un gioco di carte, però mi piace. Cos'altro posso dire? Romix mi piace molto, sicuramente ci tornerò alla prossima edizione, che si farà penso ad aprile. Comunque questa edizione mi è piaciuta molto. Tra l'altro ho saputo, grazie ad altri canali YouTube, che presto ci sarà Lucca Comics, ma io probabilmente non ci sarò. Non mi va di spiegare i motivi, comunque è difficile che partecipo. Comunque nel canale di Arianna Bonardi potete trovare ulteriori informazioni su come partecipare a Lucca Comics. Tra l'altro ci sono fiere del fumetto in tutta l'Italia, in vari periodi dell'anno, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Ho l'impressione di aver dimenticato qualcosa, però preferisco fermarmi qua. Grazie per l'attenzione.